Allora, buongiorno a tutti, benvenuti all'ultima giornata dei laboratori dal basso. Io adesso dirò una serie di cose che voi avete già sentito varie volte, però a beneficio di chi è in streaming le ripeterò per l'ennesima volta. Eh sì, però voi sapete. Allora, i laboratori dal basso, il teatro fuori dal teatro, nuove forme di sviluppo del settore in Puglia. Abbiamo voluto dare questo titolo e in particolare poi la giornata di oggi è indicata in maniera particolare a chi vuole fare impresa col teatro o a chi già la fa. Quello che ci interessa tirare fuori appunto da questa giornata, così come abbiamo provato a farlo nelle giornate precedenti, è appunto una serie di conoscenze, una serie di strumenti che poi ciascuno di noi potrà mettere a frutto nella propria esperienza personale di organizzatore piuttosto che di ragazzo o ragazza in formazione universitaria, in formazione attoriale e così via. Volevo ringraziare il direttore del Teatro Coreia che ci ospita anche oggi. Poi ovviamente se ci sono interventi, saluti, qualsiasi cosa, ci fa molto piacere. Oggi abbiamo due ospiti che per quanto ci riguarda sono molto importanti proprio in merito alla discussione che oggi avvieremo, perché oggi parleremo abbiamo chiamato questa giornata teatro e azienda, nel senso, da una parte il teatro non concepito in maniera amatoriale, diciamo soltanto, con tutto il rispetto ovviamente per chi pratica in maniera amatoriale il teatro, ma intendiamo anche il teatro, quello che ci interessa oggi, come azienda, quindi il teatro come azienda, come fonte di sviluppo del settore, come fonte di sviluppo in generale della nostra regione, quindi come una grande possibilità che esiste, che già da diversi anni ha degli esempi molto, molto belli. E che noi riteniamo strategico proprio per lo sviluppo della regione, in tutto e per tutto, perché crediamo che tramite la creatività, ovviamente, tramite le arti performative, come abbiamo visto il teatro sociale, come abbiamo visto l'edutainment, come abbiamo visto tante altre cose, si possa generare un cambiamento positivo, ma non solo a livello culturale, anche con ricadute concrete, economiche sul territorio e quindi con questo tipo di beneficio. Quindi c'è il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Carmelo Grassi, e c'è Andy Ferrari che invece ci parlerà magari di un altro aspetto, quindi teatro e azienda declinato invece come fare teatro nelle aziende, come team building, come formazione, che è un altro aspetto che in Puglia non c'è molto, voi perché magari non ci sono aziende che investono in questo tipo di formazione, ma anche perché evidentemente forse non ci siamo mai proposti in questa maniera, in maniera adeguate. Quindi io passo direttamente la parola a loro e poi insomma, la discussione ovviamente sarà partecipata, quindi mi auguro che ci siano interventi. Grazie a te. Parlare di impresa nell'ambito teatrale è sempre abbastanza difficile, perché voi sapete che le imprese sono comunque assistite. Ma io non ero microfonato, no? Ah, quindi posso parlare? Sì, come no, certo. Quindi è sempre abbastanza, diciamo, atipico, nel senso che l'impresa che dovrebbe creare utili, normalmente, una qualunque impresa praticamente nasce per creare utili anche oltre che per fare attività. Mentre nell'ambito dello spettacolo, in genere, della cultura ancora di più, noi abbiamo una situazione assistita, nel senso che difficilmente un'impresa di spettacolo può reggersi da sola senza l'aiuto pubblico, chiamiamolo così. Questo è un dato di fatto. Perché solo pochi teatri, almeno in Italia, si reggono senza un aiuto pubblico. Sono pochissime i casi in cui non c'è bisogno di un intervento da parte di un ente locale, della regione, del ministero. Quindi è praticamente un settore assistito. E in questo noi dobbiamo ovviamente fare una riflessione nel momento in cui parliamo di impresa, perché l'impresa, ve l'ho detto, dovrebbe nascere per fare lucro, per fare guadagni. E invece nella maggior parte dei casi il settore pubblico, chiamiamolo così, da dovunque venga, mette le risorse, da dovunque vengano le risorse, mette le risorse per poter ripianare quelli che sono diciamo, le passività dell'impresa.
Sono stato chiaro, sì. Quindi, e questo è il normalmente. Dobbiamo partire da questo presupposto per poi arrivare a tutto il resto. In questo la mia esperienza, che è stata fatta qua in Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, nasce a metà degli anni 70 come un circuito, perché in quel periodo, quello è il periodo in cui sono nati i primi circuiti in Italia, e servivano in qualche maniera intanto perché le regioni sentivano il bisogno di creare una rete distributiva. Allora i circuiti non esistevano ancora, ma c'era l'ETI, l'Ente Teatrale Italiano, che poi è stato da poco abolito, da qualche anno abolito, saranno 3 o 4 anni, e che funzionava anche come struttura pubblica di distribuzione teatrale. A quel punto, insomma, in qualche maniera imponeva quello che era la distribuzione. Noi in Puglia avevamo ad esempio 6-7 teatri che venivano programmati dall'Ente Teatrale Italiano, con una organizzazione anche territoriale che era l'ETI Sud, che aveva sede a Foggia, ma che operava in buona parte del sud, diciamo arrivava fino alla Calabria. La Sicilia invece aveva un altro tipo di organizzazione, come al solito, che la Sicilia fa sempre un po' da sé. E quindi in quegli anni c'era questo fermento, questa richiesta da parte dei territori di fare in maniera diretta una programmazione diciamo in maniera più autonoma rispetto al centro, perché l'ETI era a Roma, poi aveva tre punti, diciamo, organizzativi, che erano l'ETI Sud, che era, vi ho detto, a Foggia, l'ETI Centro, che era a Perugia, e l'ETI Nord, che era a Padova. In quegli anni, vabbè, noi partimmo nel 76 addirittura con una proposta, ovviamente con una grande confusione, perché non c'era chi poi lavorasse in maniera competente a quel tipo di organizzazione, quindi si misero dentro questo circuito, dalla regione ai comuni, ai sindacati, all'Agis, alle compagnie, addirittura le compagnie che dovevano provvedere a distribuire se stesse. Quindi devo dire veramente una gran confusione, che è durata un bel po' di anni, fino a quando nell'84 finalmente l'ETI decise di mettere fine alla distribuzione diciamo programmata in tutto quanto il territorio nazionale, e quindi a quel punto i circuiti in qualche maniera avevano quasi l'obbligo di attivarsi e di fu fatta una nuova riforma dello statuto del Teatro Pubblico Pugliese, insomma da quell'anno si partì, quindi con la stagione 84-85. 85 è anche anno molto importante, probabilmente ve l'avranno già detto, l'anno di istituzione del FUS, Fondo Unico dello Spettacolo. Avete mai sentito parlare del Fondo Unico dello Spettacolo? Penso di sì. Per noi è essenziale. Immaginate che allora la dotazione del Fondo Unico dello Spettacolo era di 1.000 miliardi, in lire ovviamente. 1.000 miliardi che erano una bella somma, considerando il teatro che allora non aveva tutti i soggetti di oggi, quindi questo è anche un fatto su cui mantenere l'attenzione. Immaginate che oggi noi abbiamo un FUS da 380 milioni di euro, che sono molti meno in termini reali proprio, o no, non in termini reali, in termini di cifra, rispetto a quello che sono che erano i 1.000 miliardi di allora. Considerate invece la svalutazione effettivamente noi calcoliamo che il valore reale di del FUS è di 6-7 volte in meno rispetto a quello che lo Stato investiva negli anni 80, immaginate voi. In più ci sono molti più soggetti che attingono da quel fondo. Quindi questa è la situazione. Il Teatro Pubblico Pugliese prese subito uno stanziamento importante. Allora aveva 1.350 milioni
dal ministero e aveva 1,5 miliardi dalla regione, che però dall'86 gli dette diciamo una mission molto importante anche sulla formazione. Allora fu il primo anno di una scuola teatrale, una sorta di quella che doveva diventare poi un'accademia teatrale, che era quella di Orazio Costa, che voi sicuramente conoscerete. Oggi esiste il metodo Costa, questo per farvi capire l'importanza. Orazio Costa, con cui io ho lavorato allora, gli allestii io la scuola, e è stato in Puglia per 3 anni, e quindi vabbè, il consorzio allora fece la scelta di non, come dire, ufficializzare quei titoli di studio, ed è fu un vero peccato, perché praticamente invece si poteva fare con un minimo sforzo una cosa che sarebbe stata molto utile per quelli che uscirono da quella scuola. Poi si attivò il primo anno, poi la regione tagliò i fondi e quindi ci ritrovammo, insomma, a fare solo un ciclo di quella sorta di, fra virgolette, accademia. Però fu un periodo molto importante, che segnò in qualche maniera gli anni 80. Poi con gli anni 90, insomma, un grande sfascio, la regione praticamente si accorse di avere un buco enorme nel bilancio, quindi tutto andò al minimo, stanziamenti e tutto il resto, e quindi dal 90 anche il Teatro Pubblico Pugliese fu commissariato, e per cambiare completamente la natura dell'ente ci sono voluti 7 anni per fare una variazione di statuto, e voi capite, un periodo enorme. E quindi praticamente poi si è arrivati al nuovo ente, che nel 97 fu ripristinato. Ovviamente partì con pochissimi comuni soci, erano appena 11 comuni soci, non c'era la regione, non c'erano più le province, quindi immaginate in che grande difficoltà fosse il teatro pubblico. Ebbe una presidenza di 6 mesi iniziale, insomma, con Pinuccio Tatarella, che voi sapete probabilmente chi è, o forse non lo sapete perché siete molto giovani, ma chi ha qualche anno in più, insomma, si ricorderà che era un personaggio politico di grande forza, vicepresidente del Consiglio, vicepresidenza della Bicamerale, insomma, immaginate di che stiamo parlando. Naturalmente assolutamente impreparato a gestire un organismo che è tecnico e non è politico, o almeno dovrebbe essere tecnico. Oggi lo è, per la verità. E che invece era stato gestito fino ad allora con le varie spartizioni a livello regionale, cioè quello era un ente in capo a un partito abbastanza piccolo, il Socialdemocratico, che faceva parte della coalizione di governo, e praticamente esprimeva un presidente che veniva da quell'orientamento politico. Insomma, diciamo che poteva funzionare solamente con una buona. Poi invece sono arrivato io, che comunque sono un tecnico, non ho partiti o che, e purtroppo sono 15 anni che faccio il presidente del teatro pubblico. Sono troppi, sono d'accordo io con voi, solo che questo momento è una fase in cui bisogna comunque cercare di mantenere i risultati raggiunti. E quindi, quando, vabbè, vi salto i primi anni, che sono stati di una difficoltà estrema, perché noi avevamo una politica che non ci voleva bene, ovviamente. E un periodo difficile, perché era quello della riorganizzazione dell'ente, quindi bisognava in qualche maniera ridargli forza, ridargli incisività sul territorio. E avevamo, per farvi capire, non avevo personale, non avevo la sede perché ero stato sfrattato. Insomma, c'erano una serie. Avevamo crediti, che però era difficile esigere. E avevamo anche però molti debiti, quindi una fase molto difficile. Piano piano, mattone su mattone, l'abbiamo ricostruito l'ente. Ma la mia idea era quella, non tanto di fare solo ed esclusivamente il circuito per la distribuzione degli spettacoli e per fare le stagioni teatrali, ma era quello di renderlo veramente un'azienda che in qualche maniera, magari anche
con la partecipazione pubblica ovviamente, non parlo di azienda per fare lucro, appunto, ma un'azienda che possa essere, che potesse essere al servizio del territorio. E questa era la mia idea. Ovviamente non potevano bastare né le quote di adesione dei comuni, che sono molto basse, ma neanche i contributi che venivano dal centro, dal ministero o dalla regione, perché è chiaro che bisognava utilizzare anche dei fondi per venire incontro ai bisogni del territorio, dei fondi che poi dovevano essere presi magari da fondi europei che erano assolutamente inutilizzati in Puglia. Nessuno prendeva fondi europei perché non si aveva la capacità di organizzarsi in questo senso, ma che in qualche maniera doveva venire anche incontro agli operatori, ai produttori. Situazione quella dei produttori, ad esempio, che si era in qualche maniera cristallizzata con l'avvento del Fondo Unico dello Spettacolo, che in qualche maniera aveva visto delle variazioni importanti, come ad esempio Coreia, come Kismet, eccetera, negli anni 80-90, ma che poi si era bloccata assolutamente. Cioè, chi era stato capace in quegli anni di accreditarsi presso il Ministero e di avere dei contributi, bene, ma chi invece nasceva dopo e voleva in qualche maniera crescere, sviluppare la propria attività, non ne aveva assolutamente la possibilità, perché era una situazione bloccata, perché per essere accreditati bisogna fare attività, ma per fare attività ci vogliono i soldi pubblici, e quindi non, perché è, come vi ho detto, un'attività quasi sempre a perdere se si fa in maniera privatistica. Quindi c'era una situazione difficile. Con questo io ovviamente avevamo bisogno anche di conoscere approfonditamente il territorio per potergli dare delle risposte, perché qualunque tipo di progetto ha bisogno di una conoscenza approfondita di quelli che sono le possibilità e naturalmente i punti deboli della nostra regione e del nostro sistema. Quindi spingevo molto su quella che era la possibilità di utilizzare quindi fondi che venissero non solamente dalle nostre istituzioni, ma anche in qualche maniera quella di una conoscenza approfondita dei nostri bisogni e possibilità. E questo facemmolo, riuscimmo ad attivare un progetto Equal. Adesso non esistono più, il programma Equal non c'è più nell'Europa. Era un progetto che si rivolgeva al lavoro, nel senso che vedeva tutta l'attività in funzione di un abbattimento e delle barriere che riescono a portare i giovani in particolare, ma il lavoratore, verso il lavoro. E quindi noi riprendemmo un progetto che aveva fatto la Scala di Milano, la Fondazione La Scala di Milano, che aveva monitorato tutta l'attività di musicale in Italia attraverso questo progetto. Noi lo rielaborammo in funzione regionale e praticamente monitorammo tutta l'attività di spettacolo dal vivo riprodotto, quindi anche il cinema, in tutta la regione attraverso i lavoratori, quindi praticamente vedendo la cosa dal punto di vista dei lavoratori. Quindi facemmo anche uno sportello informativo, insomma, e facemmo per 2 anni, praticamente battemmo tutto il territorio per verificare quali erano le attività, quali erano le debolezze di questo mercato e naturalmente quali erano i punti positivi e le possibilità. Quindi abbiamo avuto il progetto si chiamava Vivo di Spettacolo ed era un progetto che praticamente ci dette una conoscenza approfondita del nostro territorio, cosa molto importante per poi capire. Quello io ovviamente lo feci anche con la regione e chiesi alla regione di prenderne atto anche per quello che riguarda la formazione, ad esempio, che è un passaggio importante, che se non si conosce quali sono ad esempio le figure che servono, è inutile fare i tecnici, non lo so, di computer quando poi non ce ne sono fin troppi e magari non ci sono macchinisti ed elettricisti o datori luci o non lo so che cosa. Infatti questi corsi di formazione che adesso si stanno facendo in questi giorni, io proprio pochi giorni fa ne ho presentato uno a Lecce, e su datore luci e che cos'era? Macchinista? Non me lo ricordo. Aiuto regista no, la parte artistica non l'abbiamo fatta.
Direttore di scena, benissimo, sì, che poi direttore di scena vengono da quell'idea. Immaginate che ci ho messo 8 anni per arrivare a questo risultato. È perché è un po' è lenta la cosa, bisogna avere molta pazienza. Quindi, però, insomma, almeno in qualche maniera si saranno accorti dopo che è arrivata una richiesta enorme su questo tipo di formazione, di figure professionali, probabilmente, insomma, mi auguro che si possa fare di più in futuro. Quindi era questa l'idea. E l'Iqual ci ha dato un supporto importantissimo per conoscere in maniera specifica, ad esempio, le zone d'ombra. Ci sono zone della Puglia che sono assolutamente scoperte di attività. Perché non se ne fa proprio? C'è tutta una zona del Foggiano, il subappennino down, eccetera, totalmente scoperta di strutture, di organismi produttivi, di attività, proprio zero. E ad esempio zone del Tarantino che sono completamente scoperte. Anche le zone delle Cese che sono scoperte, c'è qualche punto. Certo, insomma, Lecce, Bari, è chiaro che sono le zone più importanti e più coperte da parte della regione, nella nostra regione. Però ci sono zone in cui invece, ad esempio, si potrebbero attivare le famose convenzioni che io avevo pensato facendo la legge, perché un altro passaggio importante anche per le imprese è quello di avere una legge sulla cultura e sullo spettacolo, di cui noi eravamo sprovvisti. Non è vero che eravamo sprovvisti, perché una legge, la 2890, c'era, ma la 2890 non era assolutamente una legge vista dal punto di vista dell'organizzatore, dell'operatore di spettacolo e di cultura. E in quel caso, io che fui chiamato dalla regione a curare quella parte dello spettacolo dal vivo, ho fatto una legge che aveva proprio quell'indirizzo, cioè di non servire per dare il contributo come la 2890, a dare un aiuto alla parrocchia che fa lo spettacolo, insomma, con tutto il rispetto per lo spettacolo fatto dalla parrocchia, ma non è uno spettacolo fatto da un operatore del mercato e quindi un vero e proprio operatore dello spettacolo. Non è dopolavoro praticamente. E io invece ho visto quella legge proprio in funzione del fatto che bisognava premiare chi dallo spettacolo viveva e quindi, o almeno cercava di vivere, ecco, diciamo così che è meglio. E questo è il concetto. E quindi quella legge è nata così. E devo dire che la politica non ha interferito. Questo ci è andata bene sotto questo aspetto. E quella è una legge che ha fatto scuola, nel senso che in molte altre regioni vedono la legge della Puglia come un riferimento importante, perché ad esempio lo ha fatto poi la Campania, ha ripreso la nostra legge, le Marche ci stanno lavorando, cioè ci sono delle, dei, dei, dei. In quella legge ad esempio era previsto una figura che era quella del convenzionato. Quindi la convenzione che doveva in qualche maniera servire alla regione ad assegnare ad alcuni operatori particolarmente specializzate delle missioni da svolgere in alcuni territori. Ad esempio io vedo che nella zona del Foggiano, che è completamente scoperta di strutture e cose, una missione di quelle, e mi immagino che la regione potrebbe farla attraverso operatori specializzati in alcuni campi, in particolare ad esempio io penso al Teatro Ragazzi, penso lì dove ad esempio le scuole sono totalmente scoperte, non hanno nulla e ovviamente con laboratori, con spettacoli, con azioni che possano in qualche maniera promuovere e formare un pubblico, si potrebbe tranquillamente fare un lavoro di questo genere. Io ho pensato alle convenzioni in questo senso, invece oggi le convenzioni vengono usate, insomma, per in qualche maniera affermare una priorità di intervento su alcune diciamo compagnie, strutture produttive, eccetera. Cosa che secondo me non è corretto rispetto allo spirito con cui sono nate le convenzioni, però insomma è un'osservazione che faccio io, non decido io, quindi non è quello. Bene, ritorniamo alla funzione del teatro pubblico. Quindi la funzione del teatro pubblico si è di fatto
allargata rispetto a un pensiero che avevo, pensiero che non ho mai esplicitato, eh? Lo dico adesso perché l'ho fatto, non l'avrei mai detto prima di farlo, perché nel momento in cui lo avessi detto mi avrebbero bloccato immediatamente. E lo dico tranquillamente perché, ma non mi avrebbe bloccato la politica, anche la politica, però anche gli stessi operatori mi avrebbero bloccato, perché purtroppo, e questo non accade solo in Puglia, in Italia, perché io ho un osservatorio un pochino più largo, e purtroppo l'operatore, pur dicendo che vuole i giovani, che vuole, di fatto è molto concentrato su se stesso. E quindi ogni tipo di variazione e di nuovo corso è comunque visto come un pericolo, con paura. Mi spiego? Questa è purtroppo è la situazione reale che io purtroppo vivo tutti i giorni, rappresentando tutto il teatro nel consiglio di presidenza dell'AGIS. Io sono l'unico rappresentante lì dentro e quindi ovviamente tutti i giorni affrontiamo tematiche di questo tipo. Ed è sempre così. Tutti sbandierano una grande disponibilità alle riforme, a un pensiero diverso del teatro. Naturalmente, poi quando andiamo a parlare con il ministero per cambiare, e dovrebbe essere questo il caso, fra poco dovrebbe accadere che noi, siccome non avremo mai una legge, oramai questo è assodato, il ministro e il ministero stanno pensando di fare una sorta di riforma attraverso i decreti ministeriali. E quindi noi avremo un primo anno in cui ci saranno pochissime variazioni, poi avremo un triennio in cui si andrà a medio termine, quindi proveremo questa nuova riforma e poi andare nel secondo triennio a regime rispetto a quelle che sono le nuove norme. Il che significa che per 7 anni è già scritto che noi legge sul teatro non ne avremo, quindi è definito. Ora, poi quindi vedo ad esempio la corsa a stare dentro, a cercare di difendere, pur avendo detto che siamo tutti disponibili a fare una grande riforma, a premiare i più bravi. Dopodiché tutti, nel momento dici sì, vabbè, premiamo i più bravi, ma io ci devo essere, questo è il concetto. Quindi è questo quello che io sperimento tutti i giorni. Assolutamente no, a quelli che sono riconosciuti dal Ministero, quindi compagnie, possono essere teatri, possono essere fondazioni, possono essere teatri stabili, stabili pubblici, stabili privati, stabili di innovazione, ce ne stanno tutti, tutti quelli che sono gli organismi riconosciuti e quindi ovviamente qualunque tipo di organismo, pubblico, privato, circuiti ad esempio. Quindi solo che siano riconosciuti, ovviamente. No, per accedere alle sovvenzioni del Ministero, ma anche a quelle della Regione, bisogna essere degli organismi giuridicamente riconosciuti, no? Quindi vuol dire No, ma credo che abbia. associazioni, no? Sì, parla. Ma non è ufficiale, io vi ho detto quella che è la verità, non è quella. Perché naturalmente tutti diranno: no, ma noi, i giovani, tutti, sono giovani di 70-80 anni che sono perfetti, non c'è problema. Quindi, vabbè, adesso riprendiamo il nostro percorso. Quindi, attraverso quel progetto Equal, dicevo, abbiamo di fatto conosciuto in maniera capillare quelle che erano le situazioni. Ad esempio, è venuto fuori un dato che era evidente è che ad esempio le scuole che noi abbiamo tutte intervistate dicevano di aver visto, non lo so, vi faccio dei numeri, adesso non li ricordo, 500 spettacoli ad esempio, tutte le scuole. Poi però noi andavamo a vedere i dati SIAE, i dati EMPALS e ne trovavamo 100. C'era una differenza sostanziale. Che cosa denunciava quella differenza? Che chi non ce la faceva ad avere riconoscimenti pubblici, quindi ad avere una regione che li aiutava con contributi, un ministero che lo riconosceva o un comune che gli faceva una convenzione, doveva arrangiarsi, non poteva pagare
i contributi, andava direttamente nelle scuole, si faceva dare i soldi, faceva lo spettacolo e finiva lì. E quindi era un'attività assolutamente sommersa. Quindi c'era una prima esigenza di far emergere quel sommerso. Poi c'era un'altra cosa che io, leggendo questo tutto il report, verificai, che ad esempio noi avevamo strutture pubbliche, strutture parlo di teatri, di luoghi di spettacolo, di proprietà pubblica, quindi provincia, comune, eccetera, che di fatto erano sottoutilizzate assolutamente da 35 a 40 giorni all'anno. Voi capite bene, ad esempio, che un teatro, per ristrutturarlo, per costruirlo, in alcuni casi rari ma ci sono, la comunità ha un costo molto molto serio, no? Lo capite questo? O miliardi di lire o milioni di euro. Alcune costruzioni o ristrutturazioni durano 20 anni, quindi bene, tutti quei soldi spesi per fare un luogo, per mettere, diciamo, a norma, alcune volte non sono neanche a norma, spesso lo hanno anche rovinato il luogo. Dico, il paesiello qui a Lecce, che ci abbiamo a due passi, gli hanno fatto un palcoscenico di cemento armato, un teatro storico come quello, bellissimo. Io quando andai a vedere mi venivano i brividi, però l'avevano fatto. Avevano fatto anche il graticcio in cemento armato, che come si fa a pensare un graticcio in cemento armato con due pilastri che mantengono tutto sopra? È pura pazzia, però è stato fatto, quindi non è che a quota finita il cemento, eh? Non era una cosa che poi doveva, che prevedeva il legno. Poi è stato messo il legno sopra, ma è una copertura. Di fatto abbiamo perso quello che è il valore anche acustico di quella, perché voi sapete bene che un palcoscenico è una cassa armonica, no? Perché ci consente anche di dare armonia al suono. Quindi immaginate che danni, no? Per non parlare di altre situazioni come Ceglie, dove nella soffitta del teatro hanno costruito una biblioteca, insomma, cose che snaturano il teatro e che praticamente non consentono più alla comunità di utilizzarlo in maniera corretta. Questa è una cosa terribile, però quei tecnici che l'hanno, che, quindi parlo di ingegneri e architetti, che il giorno prima avevano fatto una casa popolare, venivano poi indicati come il tecnico che poteva fare anche il teatro. Non è così. Io chiesi a uno di questi, dissi, ma forse era il caso di pagare 100 euro o 100.000 lire al tempo, un macchinista ti spiegava come funziona un teatro e forse non avresti fatto questo danno sociale, perché poi si fa un danno sociale e culturale, che, a cui non si pone più rimedio, perché non si abbatte una costruzione poi dopo, non lo farebbe nessuno, perché sarebbe una cosa politicamente scorretta. Vabbè, comunque. E quindi notai che c'erano alcune cose che denunciavano dei... Ad esempio, queste compagnie che, magari avendo anche una buona progettualità, non avrebbero mai avuto l'opportunità di entrare nel sistema dei contributi, ovviamente. E quindi avrebbero mantenuto in maniera immutata il panorama delle nostre compagnie a livello regionale. Quindi questo era un dato di fatto. E poi c'era una richiesta di molte compagnie, fra queste anche quelle di cui vi parlavo prima, che avevano bisogno di uno spazio, di un tetto, di un luogo dove poter sviluppare l'attività, perché poi alla fine, cioè, una cosa è farlo in casa il teatro, un'altra cosa è farlo in un teatro, in un luogo che ti offre possibilità anche tecniche di poterti esprimere. E poi, quindi, e avevamo poi questo problema dei comuni, dovevo finire con la parte dei comuni, che dopo aver speso tutti quei soldi per ristrutturare, di fatto dedicavano pochissime risorse all'attività che si doveva svolgere. Anche questo è un paradosso. Cioè, come fai tu? È inutile che io mi compro una Ferrari e poi non ho la benzina per metterla. Uno si chiede subito, ma scusa, come l'hai comprata la Ferrari? Ti compravi una macchina di media cilindrata e ci mettevi la benzina, forse è meglio. Invece no, perché? Per i lavori pubblici i soldi si trovano e poi invece per la programmazione culturale non si trovano. Questo è il concetto, non è che non ci sono, non si trovano. Vabbè, comunque quindi c'erano tutte queste cose da mettere insieme e problemi a cui si doveva tentare di dare una risposta. L'occasione arrivò qualche anno dopo, che non è semplice, cioè tutte queste cose bisogna
studiarle, elaborarle, digerirle, pensare. I tempi, purtroppo, quelli che ci offre la nostra politica non sono immediati. E poi bisogna trovare le occasioni buone. Nel 2008, che era la fine della programmazione del 2006, cioè nelle programmazioni, parlo europee, voi sapete, la programmazione avviene ogni 7 anni, no? Quindi c'era 2000-2006, poi c'era 2007-2013, che sta per finire, però sta per finire la programmazione, nel senso che non si ha più il fondo del 2013, però gli effetti della programmazione economica fino al 2013 avverranno fino al 2015 per convenzione. Quindi andrà avanti questa cosa, almeno chi ce l'ha da spendere questi soldi. Quindi nel 2008 si stavano ancora spendendo o non spendendo quelli del 2006, che era finita la programmazione, era finita nel 2006. A fine programmazione sono tutti impegnati a dire: abbiamo speso tutti i soldi, oppure abbiamo speso più soldi possibile. Noi avevamo un buco enorme, nel senso che molti soldi che avevamo assegnati non erano stati spesi, ma ancora adesso è così. Perché poi i soldi si assegnano a vuoto, senza un progetto. Dopodiché uno deve creare un progetto per poter utilizzare quei soldi. Nel 2008, eravamo a giugno, di fatto fu chiamata la Regione Puglia a utilizzare dei fondi inutilizzati fino ad allora. Naturalmente ci avevamo 6 mesi per farlo, quindi per impegnarli molto poco. Insomma, erano tanti soldi, non era poco. Il Ministero aveva già pensato a un progetto che ci avevano indicato loro, ma tanto per intenderci. Io mi opposi a questa cosa, dissi: no, vabbè, questo progetto sarà validissimo, ma non mi interessa, perché non incide su quella che è il benessere, fra virgolette, della nostra Puglia. Quindi che venga un'attività che viene da fuori, era un progetto produttivo di Zard che veniva in Puglia, ci portava tutta la sua organizzazione, cioè magari avrebbe preso gli alberghi, i service, la cosa non mi soddisfaceva. Io naturalmente dissi: ragazzi, io non sono d'accordo su questa cosa, però. Ma quello diceva: ma noi abbiamo già fatto, poi in più c'è questa cosa che è già tutto pronto, abbiamo poco tempo, perché è sempre quella la scusa. E io dissi: no, il progetto io ce l'ho già, bugia, non ce l'avevo. Quindi io credo che potremmo attivarli in maniera molto più proficua per il nostro territorio. Adesso non vi dico tutto perché non è il caso, però insomma fu una bella lotta e devo dire che la Regione in questo mi sostenne totalmente. E quindi riuscimmo a attivare una serie di progetti che erano, vabbè, il progetto della Puglia Film Commission, che nacque in quel periodo, e 3 milioni e mezzo di euro andarono lì, e praticamente nacque il Cineporto che voi conoscete a Lecce, e quello di Bari, che poi è la sede anche legale della Puglia Film Commission. Nacquero le prime produzioni della Puglia Film Commission, e poi 2 milioni di euro invece andarono al progetto Teatri Abitati, che ci inventammo in quei giorni, proprio letteralmente ci inventammo, perché io avevo già detto che era pronto, invece non era vero, e quindi lavorammo. Qual era l'idea dei Teatri Abitati? E qui veniamo al vero tema che dobbiamo sviluppare oggi, quello delle imprese. Era quello di dare intanto attività ai comuni, perché io devo pensare anche che i miei referenti sono gli enti locali, cioè io teatro pubblico, lavoro sul territorio attraverso una rete istituzionale che è fatta dai comuni. Quindi i comuni che hanno il problema che vi ho detto, cioè moltissimi comuni hanno teatri comunali che attivano in una maniera intanto con poco rispetto delle norme, primo. E seconda cosa,
lo attivano pochissimo, perché non hanno le risorse o perché non trovano, diciamo così, le risorse per poter attivare quei luoghi. E quindi venire incontro a quelle esigenze, venire incontro alla richiesta di spazi da parte delle compagnie. E naturalmente l'altro grande problema era quello di far emergere un po' del lavoro sommerso che c'era in regione, in questo ambito ovviamente. Il progetto praticamente metteva insieme tutte queste esigenze e queste emergenze, direi. E beh, insomma, i risultati sono stati buoni, certo si poteva fare anche di più, sicuramente, per alcune strutture e realtà non si è fatto quello che io mi sarei aspettato, si poteva fare molto di più, in altre invece abbiamo avuto risultati al di là di ogni aspettativa, quindi diciamo che come tutto, come tutti i progetti, ci possono essere delle cose che vanno ben oltre quello che uno si aspetta e invece altre che insomma deludono un po'. Però insomma, diciamo che abbiamo creato un sistema. Questo sistema ha consentito a delle strutture, insomma, ad esempio, di prendere premi, ma non è tanto quello che ci interessa, ma di formare delle vere e proprie aziende, pur se assistite, che comunque nel tempo, perché queste risorse non saranno infinite, lo dico chiaro, e quindi è chiaro che la spinta che io cerco di dare a tutti coloro i quali partecipano a questo progetto è quello di dire: attenzione, questo può essere una occasione e una sorta di start-up sul vostro percorso di avvicinamento a una politica aziendale, a una maniera di stare sul mercato da soli, sempre con l'aiuto della regione, del ministero, del comune, di chi comunque vi può aiutare, ma con un'idea che deve essere comunque della possibilità di rimanere in piedi pur mancando il progetto Teatri Abitati. Sono stato chiaro, vero? E quindi far crescere le aziende anche strutturalmente, anche nella capacità di saper interloquire con gli enti locali, che loro non sapevano fare, anche nel conoscere qual è il modo di gestire uno spazio. Cioè tutti cercano uno spazio, tutti mi dicono: ah no, ma noi vogliamo un teatro. Ma voi sapete che cosa significa gestire un teatro? Fatevelo dire da Franco, che cosa significa gestire un teatro, che cosa costa, che competenze prevede. Non è così automatico che uno entra dentro e fa il teatro, no, non funziona così. Per stare a norma bisogna rispettare le leggi per la sicurezza sul lavoro, le leggi della sicurezza per il pubblico e quindi quelle proprio sulla sicurezza nel senso di agibilità e tutto il resto. Insomma, c'è una serie di regole e naturalmente di competenze che bisogna avere e che bisogna sviluppare se non si hanno, che non è così semplice, a parte tutte le varie tasse, le vari permessi e tutto il resto. Quindi un confronto con una realtà che è ben diversa da quella che è il desiderio di fare l'artista e di esprimere il proprio progetto sul palcoscenico. È una vera e propria prova di azienda, cioè di saper gestire un'azienda anche in maniera economica, per non parlarvi poi delle varie figure che poi servono, dall'addetto stampa alle figure tecniche, macchinista, elettricista, eccetera eccetera. Quindi tutto questo ha dato la possibilità, con non tanti soldi, non considerate che una compagnia di teatri abitati mediamente prende 50-60 mila euro all'anno, non sono numeri enormi che ti consentono di fare, però è quella possibilità in più che la piccola compagnia non avrebbe mai avuto se non attraverso un progetto come Teatri Abitati. Mi fermo qua, così poi. Ok, intanto se ci sono domande, diciamo proprio in merito a questo, se no aggiungo una piccola cosa: per esempio a Lecce, se non sbaglio, Teatri Abitati, al Paesello c'è Stragali che ha questo progetto in cantiere. Sì, sì. In provincia di Lecce c'è anche l'altro, è Nardò, che è un teatro che poi abbiamo riaperto grazie
ad un altro progetto del teatro pubblico che si chiama Teatri, la Rete dei Teatri Storici, che ha praticamente attraverso un accordo, quello lo feci nel 2003, fra il Ministero, la Regione e il Teatro Pubblico Pugliese, ha dato la possibilità di inserire i teatri storici nei beni culturali, cosa che prima non era. Cioè, prima si potevano restaurare le chiese, i monumenti, però i teatri storici non erano in quello. Io lo feci inserire ad un assessore della regione, e con quei fondi noi siamo riusciti a ristrutturare 12 teatri in tutta la Puglia. Nardò è uno di quelli, ma anche Novoli è uno di quelli, anche Garibaldi di Gallipoli, anche lo stesso teatro che è stato acquistato dal comune, l'Apollo, a cui stanno lavorando, ha beneficiato di quelle risorse. Lo stesso Petruzzelli, il teatro comunale di Lucera, il teatro comunale di Terlizzi, cioè ce ne stanno tanti, il teatro sociale di Fasano, tutte queste strutture hanno utilizzato quei fondi che furono attivati attraverso l'inserimento dei teatri storici nei beni culturali. E quindi, con un protocollo che facemmo a tre, quello fu un'altra possibilità, però sempre guardando l'ottica. Tra l'altro, se non abbiamo spazi, il teatro non lo facciamo, quello vero. Poi possiamo fare, ovviamente il teatro si fa ovunque, Eugenio Barba insegna, però ci vogliono anche i luoghi giusti, deputati a fare ciò. Va bene, poi magari parleremo anche delle opportunità che ci sono proprio oggi. Ci sono delle domande? Io ho partecipato sti giorni qui al laboratorio, no? E sono stato molto presente. Come dire, arricchito dalle esperienze che sono state raccontate qui, perché diciamo questa nostra regione, questo nostro territorio, credo che stia cambiando anche molto, no? Allora, penso che, come dire, il contributo che hanno dato anche tantissimi giovani che sono impegnati anche in attività teatrali, no? Magari non nelle forme nelle quali noi siamo cresciuti e abituati, no? No, il contributo che volevo dare era rispetto alla, come dire, siccome siamo in una fase anche di cambiamento, no? Che bene o male succederà anche con la lentezza, con i ritardi con cui tutto funziona in Italia, no? Però sicuramente sono convinto che fra 6 anni, fra 7 anni, il sistema del teatro, il sistema dello spettacolo cambierà in Italia, e cambierà perché ci sono, come dire, istanze, esigenze, bisogni, modi di organizzarsi, modi di fare spettacolo anche diversi, no? Io non è che sono contrario alle residenze, no? Anzi, no, penso che siano, come dire, sia qualcosa di necessario e di utile, perché, come dire, vedere dei teatri ristrutturati, vuoti e inattivi, come dire, è un danno, appunto, come diceva Carmelo, un danno alla società. E quindi vedere dei teatri che sono ridiventati, no, fulcro poi della vita culturale anche dei piccoli centri del nostro territorio, è una cosa estremamente importante. Quello che sto vedendo è che c'è un po' di omologazione, no? nel tipo di proposta culturale che le residenze fanno, no? Cioè, nel senso che quasi tutte adesso fanno teatro ragazzi, no? E allora, secondo me, dovremmo pensare, Carmelo, anche a diversificare, no? questo tipo di sistema, all'interno del sistema. No? Questo è un affidamento. Allora, per me è molto interessante, per esempio, l'esperienza che viene fatta con Luigi D'Elia nella riserva di Torre Guaceto. Naturale di Torre Guaceto, no?
dove non c'è un teatro storico dove si fanno le attività, ma come dire, il teatro è l'ambiente, è l'ambiente naturale. Un'esperienza molto particolare. Allora, secondo me bisognerebbe individuare, no, nei territori delle specificità, no, di, e quindi come dire, dare delle possibilità anche ad esperienze diverse di teatro, no? Un po' come quella di Torre Guaceto, no? E quindi insomma, si è discusso anche di possibilità di collaborazione, no? Questo potrebbe essere una seconda fase, ammesso che ci sia la possibilità di farlo, perché questo interviene in qualche maniera sulla poetica delle strutture, cosa che noi non abbiamo fatto, perché ci siamo occupati ovviamente di cercare di aiutarli a strutturarsi e a camminare con le proprie gambe. Questo è quello era l'intenzione prima. Ovviamente forse un indirizzo in questo senso si potrebbe dare adesso che bene o male la situazione si è stabilizzata. Non tutte sono secondo me da premiare. Io adesso vedremo poi con la regione che cosa ha intenzione di fare, però in qualche maniera credo che forse adesso sia il momento di fare una selezione e di dire chi merita di andare avanti, chi ha utilizzato questa sorta di periodo di start-up per strutturarsi bene, poi il resto se sono capaci, sono capaci, se no niente. Ma volevo aggiungere che, per esempio, una residenza che riguarda il teatro sociale, no? Sì. Ci sono tantissime competenze, sono venute fuori, no? in questi giorni. Cioè, di operatori che lavorano in questo ambito qui sarebbe una cosa estremamente importante. Importante è anche, per esempio, chi lavora sul rapporto fra spettacolo e beni culturali, no? Che in un contesto come Lecce, come il Salento, no? Scherzi. Allora, creare una residenza, no? Di operatori che lavorano su queste cose qua sarebbe, no? Sì, no, perfetto. Capisci bene che è difficile per noi, come dire, noi possiamo incentivare un lavoro in questo senso, non è che lo possiamo imporre, è normale. Un bando non si può fare così, non è che puoi dire tu devi fare il teatro sociale. Noi possiamo dare delle premialità, ad esempio, per determinati tipi di teatro, questo senz'altro, questo si può fare. E questo potrebbe in qualche maniera incentivare qualcuno a inventarsi o comunque cimentarsi in un tipo di dato quel genere. Perché no? Va bene. Forse. Se non indichiamo la prospettiva. Cioè, no, ho capito. Teatro, sì, tutti fanno la stessa cosa, certo. No? Ma in qualche maniera è il problema anche di prima del progetto. Sì, no, sono d'accordo, comunque è una buona indicazione, ne terremo conto. Sì, il riferimento era anche alla discussione di ieri, perché in realtà è uscito fuori che ci sono molte, molte realtà, inclusa anche la nostra, che per esempio utilizzano il teatro per valorizzare i beni culturali, ed è una anche scelta strategica che secondo me la Puglia in questo momento ha quasi il dovere di promuovere, perché abbiamo questi grandi flussi turistici che arrivano, ai quali noi dobbiamo offrire qualcosa in più che non sia semplicemente la manifestazione di piazza. Sì, io ci penso continuamente. Tra l'altro, in tempi non sospetti, nel 2000, che era... No, 2000, scusatemi, nel 90. 90, 1990, sì. No, sto sbagliando. Quando era l'anno? Il giubileo quando era? 2000, scusate. Allora, 2000. Nel 2000... io insieme alla Regione Puglia attivai dei fondi che erano anche quelli residuali rispetto alla programmazione precedente, che di fatto non facevano altro che utilizzare lo spettacolo per la valorizzazione dei beni culturali. E quello lo facemmo, te lo ricordi tu? Anche Coreia ci fu all'interno, ci fu il Kismet, ci fu una serie di cose, lo stesso facemmo noi. Come teatro pubblico facemmo di fatto, attivammo due progetti e quindi quello fu un progetto che scrissi io per la regione. Quindi
come vedi, il pensiero c'è. E naturalmente bisogna poi trovare i fondi che ti consentano di fare questo. Abbiamo continuato perché la valorizzazione dei beni e attività, cioè dei beni culturali, noi l'abbiamo anche creata come una linea di intervento nell'ambito dei FESD, dei fondi europei di sviluppo regionale. Una linea era esattamente dedicata a quello. Lo stesso Coreia e Kismet ne furono gli attuatori di una buona parte di quelle risorse. Quindi è ovvio che per noi, naturalmente, però poi dobbiamo trovare le risorse disponibili per poter fare un progetto di questo tipo. Però l'idea c'è ed è assolutamente prioritaria rispetto al resto, non solo dal punto di vista turistico, ma anche per far vivere quei luoghi che spesso e volentieri sono ignorati addirittura anche dal cittadino pugliese. Capita, cioè io mi ricordo quel lavoro che voi faceste a Squinzano, dov'era? No, ancora precedente quello. Come si chiamava quella chiesa bellissima che c'è nella zona di Cerrate, Santa Maria Cerrate, che insomma fu un'esperienza straordinaria. Quella ad esempio sarebbe stato meritevole assolutamente di un aiuto e di un progetto finanziato, perché quelle sono le opere che si fanno. Santa Maria Cerrate la conoscono veramente in pochi, pur essendo di una bellezza straordinaria, essendo a due passi. Questo è quello che dobbiamo fare, far conoscere anche non solamente ai pugliesi, ma anche ovviamente a chi viene da fuori, a maggior ragione. Tra l'altro io com'è che si chiama? Puglia Promozione, che è l'agenzia per il turismo, suggerito, e l'abbiamo anche fatto, di fare un progetto sul turismo scolastico, ad esempio. Che significa? Proporre al di fuori della regione la possibilità per le scuole che vengono in Puglia almeno 3 giorni tre giorni nel senso di fare almeno 2 pernottamenti, da 2 a 3 pernottamenti, che vengono le classi che vengono a visitare la Puglia, gli offriamo 2 giorni di spettacolo di teatro ragazzi. Glieli offriamo noi, gli diamo un riconoscimento rispetto alla disponibilità a venire in Puglia, naturalmente offrendogli una serie di percorsi che possono andare dal barocco ai castelli, una serie di cose. Ci sono 7 itinerari che abbiamo proposto e che vanno a vantaggio di una scuola che viene, vede lo spettacolo e quindi fa anche conoscere la nostra produzione, i nostri teatri, e poi favoriscono anche il turismo scolastico per il benessere della regione, insomma. Tra l'altro in un periodo che non è sicuramente quello più affollato, perché dovrebbe essere fra aprile e maggio, e quindi una sorta di destagionalizzazione del turismo. Questo l'abbiamo fatto. Quindi anche Puglia quello... Puglia per le scuole, questo. Stiamo parlando del progetto Puglia per le scuole. Stiamo parlando del progetto turismo scolastico, l'abbiamo chiamato noi, poi non lo so. Perché? No, perché c'è un catalogo che è stato realizzato. Esatto, è quello. Noi, quello. Quindi... E all'interno di quello noi abbiamo messo questa possibilità. La regione ci finanzierebbe gli spettacoli, quindi avremmo il vantaggio che intanto facciamo lavorare le nostre compagnie, le facciamo conoscere a un pubblico che non l'avrebbe mai viste e che magari può richiederle anche da fuori, perché se dovesse piacere potrebbe. E attiviamo i teatri, nello stesso momento attiriamo le scuole da fuori Puglia che possono venire in Puglia, scegliendo invece di andare a Rimini di venire qui. Questo è un incentivo a quello che, con una spesa insomma diciamo irrisoria rispetto a quello che può essere un qualunque altro incentivo. Queste sono le azioni che noi facciamo. Quindi è già uscito il catalogo, sai che non l'ho visto? Ancora no, non è uscito. Ah, non è uscito, vabbè. Con calma. Comunque stai lavorando. Allora, ci sono domande su questo aspetto?
non ci sono. Allora, io passo la parola a Andy Ferrari, invece, che ci parlerà di un altro aspetto, ma che magari può avere anche delle correlazioni, cioè come il teatro può essere utilizzato come strumento di formazione aziendale, in realtà, perché Andy Ferrari, oltre a essere a far parte del direttivo di Improteatro, che è l'Associazione Nazionale di Improvvisazione, è uno dei soci fondatori di 4ACT, che è una società, appunto, che 4Change, scusa, ACT era la precedente. Teatro era. ACT era la. No, ma c'era l'altra, quella precedente, che era. Sono due. Che si occupa, appunto, di team building. Prego. Sì. Grazie. Io, se posso, inizierei con una slide. Va bene, grazie. Io sono la slide. Io adesso vi metterò in un luogo e io e Carmelo saremo in un altro luogo. Quando avete capito dove io e Carmelo siamo, alzate la mano senza dircelo, ok? No, tanto non devo parlare. Oh, scusate, ma Carmelo, cosa abbiamo combinato? Scusate amici, veramente non è successo niente di grave, dovete stare sereni perché non accadrà niente di grave, state calmi e vedrete che tutto si risolverà, è un piccolo problema, avete capito dove io e Camilo siamo? Camilo, non ti preoccupare perché venite fuori di galera. Bisogna cambiare il punto di vista. Per ciò che ha detto Carmelo Grassi, assolutamente tutto condivisibile, che poi non è quello che succede in Puglia, è quello che succede in Italia, lo dico perché viaggio un po' per questa italica penisola, è proprio il problema è proprio questo qui. Intanto potete sorridere che non siete a lavorare, eh? Okay. Grazie. No, perché vedo sempre, io lavoro molto aziendalmente e vi posso dire che c'è gente messa molto peggio di chi opera anche nel teatro, magari guadagnano più denari ma non sanno di essere vivi e quindi non sanno cosa farsene. Per ciò che ha detto Carmelo mi vengono in mente in sintesi tre parole: duttilità, diversità e destrezza. Cioè, io è questo che vi invito anche a fare in una prospettiva futura di lavoro e di guadagno, perché poi parliamoci chiaro, come forse avete capito, io sono milanese e quindi a Milano o comunque in Lombardia i danè, i famosi soldi, sono quelli che poi alla fine contano. In realtà contano in tutto il resto del mondo, ma per il milanese un po' di più. Come vivo io la mia esperienza teatrale? Io sono diplomato alla civica Paolo Grassi, quindi abbiamo, certo, per quello che ci hanno chiamato insieme stamattina. Certo. Abbiamo è martinese, ma sì, sì. Martina Franca Paolo era Paolo Grassi. Cosa ho fatto io da grande, no? Continuo a fare teatro di improvvisazione e applico questa tecnica, quella dell'improvvisazione, nelle aziende. D'utilità, diversità e destrezza, nel senso che al giorno d'oggi dobbiamo essere molto leggeri, dobbiamo buttare via, togliere tutta la zavorra che abbiamo, ognuno nel nostro ambito lavorativo, e guardare non solo al futuro con gioia, entusiasmo e tutto, perché il futuro in realtà tutti i giorni c'è già, perché siamo noi che ce lo creiamo il futuro. La mia attività funziona in questo modo. In Lombardia è più facile perché abbiamo milioni di aziende, però come diceva prima Fabio, no? Qui in Puglia avete luoghi straordinari, bellissimi, che andrebbero valorizzati anche sotto l'ambito culturale. Io non credo solo nel teatro ragazzi, perché sennò, come diceva il signore, poi troviamo una cosa che funziona e tutti replichiamo la stessa cosa. E cosa succede? Che in realtà solo chi ha inventato o ha avuto la priorità di questa idea ne beneficia, soprattutto a livello economico. Gli altri a scala 99, 98, 97 e gli ultimi ci rimettono anche, oltre che del tempo, anche del denaro per fare un'attività che non porta a niente. Quindi diversificarsi, cioè trovare nell'ambito della propria territorialità, ma anche del proprio essere,
la cosa che più... Io vi invito a fare questa cosa qua. Pensate veramente nel momento in cui volete entrare in questo circuito culturale a livello lavorativo. Io invito tutti, ma io lo dico anche nelle aziende, fate ciò che siete. Fate ciò che siete, perché sennò farete una vita un po' più triste di quella che potreste fare. Io non avrei potuto fare il ragioniere, il contabile, o che ne so, il bagnino, anche se è un fisico incredibile, perché non lo ero. Si fa fatica a capire chi si è, soprattutto i ragazzi giovani, i figli del Grande Fratello, di Colorado, di X Factor, non ce l'hanno neanche un'idea e non ce l'hanno neanche i loro genitori. Quindi c'è anche un dramma culturale da questo punto di vista. L'ultima cosa lì delle ragazze dei Parioli, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Quella è la punta dell'iceberg, ma non ci sono solo, ahimè, quelle situazioni lì. Ma perché c'è un vuoto culturale dietro? Perché non si insegna più, perché la scuola italiana è fatta scientemente per distruggere quelle che sono le capacità dei ragazzi. Non si insegna a scuola, nella scuola italiana non si insegna, nella scuola in italiana si ripete. Cioè, tu vai lì, ti dicono di fare delle cose, tu le fai, giustamente dopo 2 mesi ti rompi le scatole e quindi parti per la tangente. E in questa tangente, quando parti col tuo cervello, purtroppo trovi il vuoto. Il vuoto perché poi non c'è la capacità, la volontà, la politica anche, di voler fare degli sforzi. Perché costa fatica, perché ce l'ha detto prima lui, perché fra un progetto e l'altro, fra un'idea e una minima concretizzazione, passano 7 anni. 7 anni. In 7 anni quante cose fa una persona? Quindi, dal mio punto di vista, a un certo punto mi sono detto, va bene, di solo teatro sopravvivo e a me sinceramente sopravvivere non piace. Allora mi sono detto, che cosa io ho nel mio territorio, parlo della Lombardia, miliardi di aziende, che cosa serve all'azienda media italiana? Serve destrezza, duttilità e diversificazione, cioè darsi una mossa. Quindi la cosa che vado a fare io come formatore nelle aziende, con competenze specifiche che poi per cui mi sono preparato, io sono diplomato attore, quindi grande teatro, ho fatto il teschio per 1000 volte, la mia parte preferita. Quando ho cominciato a lavorare nelle aziende, la mia colpa è che io andavo a portare il teatro nell'azienda, non sapendo che l'azienda è già teatro. È già teatro, cioè loro dovrebbero alla sera, usciti da dove lavorano, fare andare lezione su un palcoscenico, perché hanno tutte le dinamiche di tutti i grandi autori. Cioè in qualsiasi azienda andate, ma penso anche qua della Puglia, c'è William Shakespeare che dirige l'azienda e a scalare tutti, da Otello a Desdemona, come mi dicevano in Veneto, dicono Desdemona perché la mona è un'altra cosa. Sono bizzarri i veneti. E quindi ho detto, va bene, io ho la competenza teatrale. Senza competenza non andrete da nessuna parte. Potrete fare i cialtroni la prima volta, la seconda vi sgamano subito. Lui lo sa meglio di me. Quindi avevo questa competenza. Andando in azienda mi mancava la competenza aziendale, perché non ho mai timbrato un cartellino o un badge. E quindi ho imparato e mi sono fatto la mia bella scuola di coaching e la mia bella scuola di PNL, programma neurolinguistico. Perché poi, quando vai in azienda a fare teatro, all'azienda, che è l'unico credo che ha il business, i danè, non gli puoi andare a raccontare che il giochino divertente è giochino divertente, punto. Glielo devi poi ricollegare a quelle che sono le dinamiche aziendali, gli obiettivi aziendali e i casini aziendali. La tecnica dell'improvvisazione teatrale ha questa duttilità, questa diversità, questa destrezza che permette appunto a chi come me fa questo mestiere, soprattutto a livello aziendale, di far cambiare il punto di vista. Il gioco che vi ho fatto prima è uno dei giochi che faccio quando vado nelle aziende, perché la cosa che
tutti voi dovete avere, se non ce l'avete uscite subito da questa stanza, è la curiosità. Una persona che non è curiosa è morta, morta. Non siete malati gravi, no, non siete neanche da estreme unzione, siete morti. In azienda questo non accade, perché in azienda uno, adesso non è più come una volta che uno ci lavora 35-40 anni nella stessa azienda, qualcuno ancora sì, ho visto due Highlander, nei miei anni due li ho visti. Allora un po' così, ce la posso fare. Però comunque se tu lavori in una qualsiasi azienda dopo 3 anni, io ieri mattina ero a una convention per una banca a Milano dove l'obiettivo per cui ci avevano chiamato a me e i miei colleghi era, la dico alla milanese, disciulare vuol dire far dare una mossa a questi giovani trentenni bancari che lavoravano da 4-5 anni e che erano morti. Noi siamo entrati in sala, in scena, avevamo davanti 300 persone, non due, è una banca abbastanza grande. Così. Infatti la prima cosa che io ho chiesto è, siete vivi? E uno ha fatto così. Neanche ha detto sì, ha solo alzato la mano. E infatti gli ho detto, bene, ti dedichiamo lo spettacolo a te e tutti i cadaveri che hai intorno. E lì hanno cominciato a fare così. Perché questa è la mentalità. Perché il giovane aziendalista che lavora da poco tempo, da tanto tempo nelle aziende, muore. Muore perché diventa una routine. Cioè non ha lo spirito teatral-culturale, curiosativo si dice, secondo me si dice, in Svizzera si dice. Assolutamente sì. Curiosativo, hanno fatto una costituzione sulla curiosatività svizzera. Sapete in Svizzera come funziona il nostro lavoro? Sapete? Funziona così. Tu per un anno devi con solo i tuoi mezzi fare attività. Puoi fare qualsiasi tipo di attività, aziendale, teatrale, culturale, ragazzale, qualsiasi, a livello di, appunto, di spettacoli o di attività culturale. Dopo un anno il ministero, che come nelle scuole calcio italiane manda in giro i suoi osservatori, ti chiama e se sei stato meritevole, perché la meritocrazia da qualche altra parte funziona, ti dice, tu, ti abbiamo visto lavorare, tu, la tua compagnia, ti abbiamo visto lavorare, sei bravo, dici, giuro è vero, quanti soldi vuoi per lavorare per i prossimi 5 anni? Questo succede, non sapevi neanche tu. No. L'ho visto perché sono andato con il ragazzo svizzero con cui collaboravo anni fa. Ovviamente ho perso il mento in Svizzera, quindi mi sono operato e me ne sono fatto mettere una. Questo mento è finto. Adesso, senza arrivare a questi livelli, no? Dove è lo Stato, il cantone, che ti chiede quanti soldi vuoi, no? Per lavorare, ma sulla meritocrazia. E quindi il tuo livello deve essere già superiore, perché se no il rischio qual è? Che poi la regione Puglia, ma anche la regione Lombardia e la regione di Ancona Sud elargisce questi fondi, giusti o non giusti, tanti o pochi, a pioggia, e non succede quello che hai detto tu, non succede niente. Esattamente. Non succede niente. Abbiamo posti bellissimi sottosfruttati. È una bestemmia, scusate la parola, dal mio punto di vista, è una bestemmia. Perché già si fa fatica, già c'è un sacco di gente, di ragazzi come voi che hanno voglia di fare questo mestiere. Fatelo sto cavolo di mestiere. Però dovete alzare il sedere dalla sedia e muoversi. Bisogna andarselo a cercare. Bravo. Il mestiere. A me adesso le aziende ci chiamano, ma ho dovuto fondare una società di formazione che in realtà è una pagina sul sito. La destrezza è quella, non ci vuole un euro. Io non ho investito un euro per la capitalizzazione della mia società, non ce l'ho. L'hai investito su te stesso? Assolutamente sì, l'ho investito sul imparare la competenza che mi mancava e sul mettere online. Potete andare, 4change o 4cange, io parlo l'inglese benissimo, 4cange.it e vedete 3 o 4, che ovviamente non ho fatto io, ha fatto un altro dei soci con cui lavoro, e lavoriamo così.
Perché poi un'altra cosa è se non sei online oggi, ma non solo visivamente, soprattutto di cervello, non vai da nessuna parte. Quindi io l'invito è proprio questo, a pensare a chi sono la persona, io, B, quali sono le mie competenze, cioè quelle che ho e quelle che eventualmente mi mancano per quello che è il mio obiettivo. A due, avere un obiettivo, perché se no dove vado? Io mi alzo dalla sedia e poi da che parte giro? In azienda funziona così, li faccio alzare dalla sedia e poi ti guardano, oddio adesso cosa faccio? Perché se nessuno mi dice come si fa quella procedura io non so che cosa fare. Improvvisa è la mia risposta, ma perché è la mia competenza. E poi gli faccio capire con la tecnica dell'improvvisazione quali mancanze ognuno di chi ho davanti ha. Perché se non riempio le mancanze, io non avrò mai competenze. Il mio cervello mi dirà che sono bravo a fare quella roba lì, ma poi all'atto pratico, se devo, che ne so, scrivere un bando o far girare una macchina da presa o accendere un'americana per dare le luci al teatro, dove vado? Dove sta il tasto? Lo famoso startup, dove sta? Io lo so cos'è lo startup, ma se non so dove è il pulsante dentro di me. Non c'è niente. Potete ancora sorridere perché non è finita. Bene. Non si paga. Non si va da nessuna parte. Quindi io questo faccio, io insieme agli altri collaboratori e anche per quanto riguarda la scuola teatrale. A Milano ho la sede di Milano dell'improvvisazione teatrale, che guarda caso è l'ex sala prove della Scala. È l'ex sala prove della Scala, che il comune di Milano ha abbandonato perché non aveva più i soldi per pagare l'affitto. Cioè è dovuto arrivare Andy Ferrari con i suoi soldi, che è triste da dire ma è vero, per ridar vita a io la prima volta che sono entrato in questa sala, in realtà sono tre... Quante sale ho io? Tre, sì, grazie. Perché loro sanno io... No, comunque la prima volta che sono entrato, dentro in questa... la sala grande sono 180 metri quadri, poi ce ne sono 300 metri quadri di scuola. Anche perché un'altra cosa che conta è l'immagine. Non so come funziona qui, ma al nord io non mi posso permettere di invitare un'azienda a fare una riunione per poi forse portare a casa il lavoro e dirgli vabbè ci vediamo da McDonald's. Devi avere, e questo costa, devi avere un posto che dia sicurezza visiva a chi arriva, perché di cialtroni ce ne in giro miliardi, Gente che fa le riunioni sui gradini della stazione centrale di Milano è pieno così. Voi forse non lo sapete, ma la stazione di Milano, a Milano è il posto dove si fanno più riunioni in assoluto. Ma non è che non ci sono le sale riunioni, cioè le fanno nei bar. Perché? Perché avere un posto costa. Io ho un affitto di 3.000 euro al mese, non ho nessuna... contributo di nessun tipo, neanche dal comune di Milano. In realtà, lo dico sinceramente, non mi è mai neanche interessato averlo, perché appunto alzati tutte le mattine, il leone va nella foresta, la gazzella dice salve, buongiorno, poi uno di qua, uno di là. Quindi voi dovete essere leoni ma col fisico da gazzella se volete andare avanti. Io, nonostante l'età, tento di fare ancora questa cosa, questa attività. Anche perché se poi fate il lavoro che siete, che quindi di conseguenza vi piace, veramente scampate un po' più di me. Ce lo sono già preoccupati, mi devo sopportare per altri 55 anni. Quindi aziendalmente... vado a fare questa serie di non competenze loro per provocare dubbi. Nelle aziende il workshop che propongo è c'è un problema per ogni soluzione, il titolo è questo. E infatti ogni tanto le segretarie mi scrivono, mi telefonano, è sbagliato il titolo, sbagliato. E io già li capisco come sono messi, perché un'altra cosa che vi svelo, in realtà l'acqua calda, chi veramente dà lo specchio di come è messa un'azienda?
la segretaria del capo. Ecco. Io questo ho imparato negli anni. Se voi andate a parlare con la segretaria del capo, capite dove è, da che buco dovete passare per entrare, lasciando stare la segretaria del capo. Non era un riferimento sessuale. Assolutamente vero. Perché? Perché il capo lavora con questa segretaria o queste segretarie, dipende da che capi stiamo parlando, da anni. E il capo si fida ciecamente della segretaria. E lei la chiave di volta per arrivare, anche a livello di contributi nel senso per poi fare il contratto, per fare il lavoro e per essere simpaticamente pagati a 60, 90, 140, 920 mesi. No, in realtà no. Un'ultima cosa, chiudo. C'è stata la crisi, forse c'è ancora la crisi, e alcuni settori l'hanno vissuta più di altri, e un sacco di gente è stata lasciata a casa, un sacco di gente, ahimè, ha chiuso la propria attività. La parola crisi vuol dire cambiamento, opportunità. Ci siamo fatti, posso dire la parola fottere? No. Ci siamo fatti fottere da quello che ci dicono i mass media sul fatto che crisi sia una parola negativa, ma dal greco crisi vuol dire cambiamento, opportunità, non mi paiono due parole negative. È la cosa che spiego quando vado a dire io faccio l'improvvisazione. Improvvisazione viene recepita come una parola negativa, perché se tu vedi un telegiornale o leggi un giornale, improvvisazione è sempre correlata a qualcosa di negativo. Mentre la parola negativa, se i giornalisti avessero fatto il loro mestiere vero e avessero studiato e non fossero stati messi lì dai partiti, o perché sono figli di o nipoti di, saprebbero che la parola negativa è approssimazione. L'utilizzo delle parole, soprattutto per chi vuole fare il nostro mestiere, non è importante, è fondamentale. Perché poi, se tu durante una rappresentazione, una scena, un convegno o anche la formazione dici una stupidata e c'è in sala il Carmelo Grassi di turno o l'Andy Ferrari di turno, nella fase buona ci alziamo e ce ne andiamo, nella fase cattiva alziamo la mano e ti diciamo: Abru, ma cosa stai dicendo? E tu perdi tutta la credibilità in un secondo. Chi fa il nostro mestiere, noi siamo un po' come alberi. Ci mettiamo 100 anni a crescere, possiamo segarci da soli in un minuto. Così. Quindi la credibilità, che poi è sinonimo di fiducia. Se tu sei credibile, la fiducia la ottieni solo con una cosa. La fiducia intendo sia a livello con chi stai lavorando, sia a livello di con chi proponi il tuo lavoro. Quindi in questo caso io con le aziende. La fiducia la ottieni solo in un modo, ma nella vita anche nella vita a due. Con? Coerenza. Bravissima. E? Comincia per E e finisce per esempio. Qual è? Qual è la parola? Comincia per E e finisce per esempio. Bravissima, vedi? Intuitiva. Bravissima. Esempio. Il teatro italiano, e qui mi rivolgo a te, sì. Ha un po' troppo timore poi di regalare spazio anche all'improvvisazione teatrale, perché non la si conosce, no? Perché dice: oh Madonna, se chiamo questi qui e poi impazziscono, si tirano giù le braghe e bestemmiano come i camalli genovesi. Perché? Perché l'innovazione fa paura, perché quello che non conosco è lì. Io capisco se sei curioso o no. C'è un esercizio che facciamo fare noi improvvisatori: mettiamo il giocante davanti a una porta e non gli diciamo niente. Ti metto lì davanti alla porta e tu mi guardi e il codice è: non mi puoi fare domande. Voi che fareste? La percentuale di chi apre la porta, che non c'è niente dietro la porta, ma per me è un segnale chiaro, oggettivo, di curiosità, perché vuol dire che sei curioso, perché vuol dire che sei disposto a rischiare.
Secondo voi in una percentuale di 10 persone quanti aprono la porta? Allora aspettate, a livello teatrale, cioè di chi vuole fare il nostro mestiere o già commistiona, mastica il nostro mestiere, quanti aprono la porta? 6. Altri numeri a caso da 1 a 10, non si perde niente nei giochi che propongo. 8. Siete ottimisticissimi. 4. Grazie. Non ci siamo messi d'accordo, no, perché sennò... Esatto. 4. Bello. 4. Chi anche culturalmente dovrebbe essere Dio boh. Cioè, se non... Bene, seconda domanda. Secondo voi, a livello aziendale, cioè quando io vado a fare formazione aziendale in queste aziende, tutte, ma io vi parlo anche di Microsoft, cioè aziende, eBay, sono appena stato in eBay. eBay, ho capito cosa vuol dire. eBay. Sono tutti di eBay. Da 1 a 10 quanti aprono la porta? E dice, allora, 1,5. Siate cattivi. 1,5 apre la porta. Perché le domande... Allora, non mi puoi fare domande. Perché? Questo sempre. E quindi dà l'idea. Bellissimo. Infatti io di solito faccio così. Faccio così e dico, tieni il mio cervello che a me non serve più, te lo regalo. Basta, ho parlato troppo. Ah, avete domande? Sì, ecco. Dite no? Porco cane. Sarà anche la posizione, però a me viene una domanda combinata. Vediamo se siete predisposti. Per l'uno e per l'altro, qual è il cruscotto di criteri che stabiliscono la qualità, la performance? Perché vorrei capire che punti di coincidenza ci sono e che punti di differenziazione ci sono. L'uno nel campo dell'improvvisazione del teatro in azienda, l'uno nel campo dell'azienda teatro. Beh, ho sentito anche il cruscotto, sì. No, mi scusi signora, perché cruscotto io l'ho... Cruscotto? Automobilista, cruscotto. È un termine... Cruscotto di parametri. Zuccotto di parametri. Ah, vabbè. Vabbè, no, stavo scherzando, non si offenda, signora. No. Prego. Beh, intanto io non giudico il lavoro dal punto di vista artistico, stai attento, perché non è il mestiere mio. Poi è chiaro che ho anche io... Una maniera di misurare quello che mi piace o meno, ma non è quello che considero valido o meno, perché tutto il lavoro, io rispetto di tutto, ovviamente. Dal punto di vista invece mio, devo valutare che cosa quel soggetto che vado ad esaminare, adesso stiamo parlando in maniera molto generica, può portare a un progetto che poi fa bene a tutti, perché quella che è il mestiere che noi facciamo, adesso lo facciamo anche in tutti e tre gli ambiti, e cioè nello spettacolo dal vivo, che è il teatro, quindi la prosa, chiamiamola così, la danza e la musica, perché la regione ha voluto anche attivare un progetto sulla musica che voi conoscete sicuramente tutti, è Puglia Sounds, che di fatto... aiuta gli operatori pugliesi a farsi conoscere, a sviluppare un progetto, eccetera, eccetera. Ciao. E questo è... quindi io giudico in base a come quel soggetto che ho di fronte può essere funzionale ad un progetto che poi in qualche maniera può essere utile al territorio o alle aziende produttrici o alle imprese produttrici, o ai miei referenti istituzionali che sono i comuni, le province, la regione, e questo è il come mi pongo. Ma entrando un po' di più nello specifico, quali sono i criteri o i parametri? Cioè, se io mi devo orientare, devo formarmi. Il ministero, il regione, ci sono i parametri. Beh sì, ma quelli sono oggettivi. Lei sta parlando probabilmente di parametri soggettivi o no? No,
No, no, di parametri oggettivi in senso tecnico. Cioè, se io domani decido di lavorare in questo settore, ovviamente sì. Uno dei miei interlocutori principali siete voi. Sì. Devo formalizzare, devo puntare sulla mia formazione, sulle mie capacità rispetto a quali elementi? Ovviamente il primo è l'esperienza. Okay. Perché è chiaro che il prodotto che tu comunque offri, io lo devo poi girare o far circuitare, naturalmente essendo tranquillo di quello che è il lavoro tuo dal punto di vista professionale. Quindi deve essere un lavoro che mi deve assicurare un buon livello di qualità rispetto a quelli a cui poi lo propongo. E questo è il primo. Ovviamente, a seconda del luogo che attivo, devo anche vedere il genere di attività che tu esprimi. E quindi è chiaro che se ti mando al Petruzzelli ho bisogno di uno spazio di un lavoro che stia bene in quello spazio. Sono stato chiaro, no? Non potrò mai mandare un piccolo spettacolo di teatro ragazzi in un luogo come il Petruzzelli, ad esempio. Ma questi sono dati che è normale che ci siano. Però la cosa che quindi deve essere armonico rispetto a quella che è la volontà del comune che mi ospita e ovviamente quello che è il pubblico che è attivo e il luogo che in cui avviene il tutto. E queste sono più o meno le regole che bisogna in qualche maniera rispettare. Quindi fondamentalmente l'esperienza ha un peso determinante. Ovviamente. Vabbè. Naturalmente rispetto a quello che ti ho già detto, perché se lo spettacolo avviene a Coreia è diverso ovviamente rispetto ad altri luoghi, no? Quindi la tua esperienza specifica deve comunque essere importante, ma deve anche essere coerente con quello che è il luogo che attiviamo e il pubblico che attiviamo essenzialmente. Sì, sono d'accordo con lui che l'esperienza è fondamentale, anche mi viene da dire in ambito di radicale, nel senso di radici, cioè qual è il tuo percorso personale che hai fatto per appunto io ti faccio sempre l'esperienza a mia adesso aziendale, no? Però lavoro molto, ma guardano comunque tutti il curriculum, no, no, cioè, quindi nel mio curriculum c'è scritto sono diplomato in questo, ho questi due altre specifiche di tipo aziendale, ti chiamo, cioè chi fa il mio lavoro di formatore, no? Adesso c'è questa parola, da un po' di anni c'è questa parola, formatore, chi non lavorava più, chi non lavora più con il teatro. Perché è evidente che se non lavori col teatro hai già delle mancanze nel tuo ambito, si riscopre formatore, soprattutto, ripeto, al nord dove ci sono più possibilità. Ma poi, come ho detto prima, vanno una volta e sai qual è l'unica cosa che fanno, qual è? Mi creano un danno. Certo. Mi creano un danno, perché se poi utilizzano una competenza, parlo dell'improvvisazione, che non hanno, che non sanno, a me creano un danno. Cito questo esempio, però è vero, è venuto uno spettatore fra le centinaia che abbiamo sempre davanti, fortunatamente, dopo due volte che è venuto a vedere due spettacoli a Mantova, lui andò in un genio, questo qua è un genio, uno da prendere a lavorare, andò in comune presentando un progetto sull'improvvisazione teatrale nelle aziende, per cui il comune gli diede questo foglio di via, questo timbro, e lui cominciò a girare nelle aziende della bassa Lombardia a fare il formatore. La terza, poi io sono credente, Dio esiste, e tre indizi fanno una prova, come diceva? No, chi lo dice? Tre indizi fanno una prova. Sherlock Holmes. La terza volta andò nella terza azienda e uno che mi conosceva lavorava in questa azienda e fece questa mezza giornata di formazione devastante, ma in senso negativo. E quindi mi telefonò. Allora io mi feci dire se sapevano questo dove andava la quarta, e alla quarta mi presentai. In aula. Bellissimo.
e mi misi dietro in fondo. Lui mi conosceva, io non avevo mai, era la prima volta che lo vedevo, lui sapeva benissimo chi io fossi. E la cosa più o meno funzionò così, cioè aveva questa cosa, cominciò e dice, e disse, buongiorno, e tu cosa ci fai qui? E io gli dissi, l'azienda mi ha permesso di venire a assistere alla tua lezione, sono uno curioso, se ho qualcosa da imparare. Secondo voi cosa fece? È vero, non vi sto raccontando una balla. Voi al posto suo, sapendo la simpatica situazione, che cosa... Se n'è andato. Chiese scusa e se ne andò. Sì. E allora lì io dissi, vabbè, visto che è andato via il formatore... Bellissimo. Ma era giustissimo fare così. Questo per dirti, appunto, che l'esperienza, competenza, ma poi bisogna stare attenti perché, anche qua, scusate il termine, la filandrocchia in giro, che pensano, appunto, pensano come si gestisce un teatro, no? Ah, io, teatrante, Dio boh, teatrante. Ma questo è quello che accade normalmente. Sì, lo so. Ci sono posti bellissimi dati in gestione a dei... Noi li chiamiamo cani malati, non so qua come si usa. No. Quindi queste cose, cioè la veridicità, cioè l'essere veri. Magari non hai tanta esperienza, no? Però l'essere veri. Anche un'altra cosa fondamentale, sbagliate. Sbagliate perché serve. Sbagliate. Una cosa che mi hanno insegnato gli americani, aziendalisti, mi hanno detto... Sbaglia il prima possibile, perché tanto si impara solo dai nostri errori. Me per primo. In America la cosa che ti dicono a livello aziendale, che è uguale a quella italiana, la stessa cosa. In Italia ti dicono la stessa cosa. In Italia, se vado nelle aziende e dico la parola errore, mi cacciano dal tempio, perché non si può. Dunque, in azienda la parola errore adesso si traduce con debrief. No, fai un debrief. Non digli che è un errore, digli che è un debrief. Cazzo. È triste, ma è così. Ovviamente io dico che hanno sbagliato, no? Cioè, me fotte niente del debrief. Quindi il cruscotto va bene? Scusami. Adesso divento serio. Dall'altro però mi viene in mente che se io domani decido di lavorare in questo settore e non ho esperienza, forse ho le gambe tagliate rispetto alla situazione. No. Tutti nascono senza esperienza, non è un fatto naturale, non devi aver paura di questo. Naturalmente però per affrontare questo lavoro bisogna che l'esperienza si faccia, cioè che ci siano gli errori, che tu ti confronti con un pubblico che piano piano, è chiaro, nessuno ha già le cognizioni appena nasce. Bisogna farlo, è come andare in palestra. E poi i muscoli vengono dopo. Forse un elemento... Ma voi conoscete i requisiti, per esempio, esatto, per entrare nell'albo regionale dello spettacolo? Io vorrei, forse la domanda di Lucia, poi visto che c'è un pubblico abbastanza giovane, può anche essere... Sei arrivato tu, Raffaele, per quello. Interpretato in altra maniera, nel senso, adesso brevemente poi faremo una piccola pausa, però magari la ripresa dei lavori sarebbe utile poi, visto che siamo quasi tutti in formazione, al di là della formazione continua che c'è sempre, no? Però che siamo un pubblico giovane, sapere poi effettivamente quali sono gli attrezzi, quali sono le opportunità, le possibilità che vengono date per chi... Io ormai conosco più o meno tutti quanti, ci sono degli operatori, ci sono degli attori in formazione qui, ci sono degli organizzatori anche, quindi poi magari possiamo approfondire questo aspetto. Saluto Alessandro Dellinoci che ci ha raggiunto, ti puoi fermare anche dopo la pausa, vai di fretta. E io ci terrei anche da parte sua, che è proprio l'assessore alle politiche giovanili, poi tra tutti gli altri incarichi che ricopre, per se ci vuole dire due parole, insomma, certo, in merito alla... Tirando dentro anche un argomento che è uscito molto spesso nei giorni scorsi, che ovviamente è quello di Lecce 2019, quindi ti ringrazio. Grazie. Tra l'altro, a improvvisata, stavo prendendo un caffè con il dottore Parangeli, che è direttore, gli ho detto andiamo da parte, non so neanche dove andare. Quindi lui
poveretto, l'ho portato qui questa mattina. Noi speriamo tutti che sia un piacere. No, poveretto, perché detto, andiamo in un posto dove, tra l'altro, che a me piace tantissimo e con cui penso che abbiamo costruito un bel rapporto personale, oltre che adesso anche sicuramente di confronto politico. E davvero bravi, perché vi siete posti dal basso di autocrearvi un percorso di formazione. Io vi ho conosciuti 5 anni fa, forse, quando una delle prime attività che organizzammo da Cantempo fu il corso di improvvisazione teatrale, che fu un'esperienza molto bella, partecipata, eccetera. Adesso vi state ponendo di fare quel salto di qualità, no? Per far quel salto di qualità vi state ponendo il problema di autocrearvi un percorso formativo. E credo che questa città ha bisogno, per tentare di fare quel salto di qualità, per ambire a diventare la capitale europea della cultura, di una formazione di eccellenza. Oggi siamo andati molto in un sistema anche di autodidatta e si è pensato troppo spesso che il mestiere, che un mestiere dell'organizzatore di eventi, dell'artista, dell'attore, dell'operatore culturale fosse un hobby. Allora, una città che ambisce a diventare capitale europea della cultura deve trasformare questo, tra virgolette, hobby in un mestiere vero e proprio. E forse quando ci fu l'uscita di Bondi, qui diceva che la cultura non si mangia. No, non era Bondi. Tremonti. E ho detto altre cazzate a Bondi, ma non ti preoccupare. Non lo posso dire. No, lo dico io, non ti preoccupare. Gliel'ho detto ufficialmente. No, no. Sì, sono indipendente, però non lo posso dire. Da ministro della cultura, ovviamente, no, certo. No, la politica non esiste. Ma anche quello non lo posso dire. No, volevo dire che forse i tagli al settore della cultura, se ben gestiti, paradossalmente sono un bene. E lo dico contro anche una corrente che dice che al contrario, che non si deve tagliare al settore della cultura. Forse è bene in questo momento storico tagliare per poi rimettere soldi. Se tu tagli, crei una selezione che oggi purtroppo non c'è. Allora, una città che vuole diventare capitale europea della cultura deve alzare l'asticella. Per alzare l'asticella è giusto che si crei una selezione tra chi lo fa per mestiere, quindi lo fa con, oltre che con una passione, con una professionalità, e chi non lo fa. Allora, secondo me questa è la sfida più importante di capitale europea della cultura: trasformare una città d'arte in una città culturale, una città d'arte per le bellezze architettoniche ereditate, in una città che è capace di realizzare cultura, di promuovere cultura rispetto alle proprie intelligenze culturali. Questa è la nuova sfida su cui ci stiamo lanciando. Io ho una minima parte di attore protagonista, perché gran parte fa tutto il sindaco. Noi come ruolo politico io mi occupo dal punto di vista di programmazione comunitaria, di politica giovanile e quindi di Creative Europe. Speriamo di dare nuove opportunità a questa città, e per far questo abbiamo bisogno che si elevi l'asticella e che voi come operatori ci aiutate ad elevare l'asticella. Grazie. Sì, io ho una domanda, che poi è una domanda che è venuta fuori anche nei giorni scorsi a proposito di questo fenomeno. Io lo chiamo proprio di Lecce 2019, perché di fatto ha coinvolto tantissime persone e attivato tante persone. E il rischio ovviamente è quello che hai detto anche della Fiera dell'Innovazione la settimana scorsa, 2 settimane fa, cioè che si stanno creando una serie di aspettative, si sta smuovendo un substrato di persone giovani, motivate a partecipare a questo processo, ma il processo, se non assistito in maniera adeguata, ovviamente può provocare una delusione che non è pari a una delusione normale, ma è esponenzialmente superiore. In questo poi volevo sapere anche il vostro parere. Il sistema, secondo voi, è in grado poi di gestire il sistema comunale, il sistema anche regionale, di gestire, fare sistema e
accompagnare questo processo in maniera adeguata? Cioè, voi, forse sarà una domanda retorica, no? Però vorrei ci fosse un senso. Guarda, oggi ci stiamo ponendo un altro criterio, no? Quello di fare in modo che la città abbia consapevolezza di una grande opportunità e del fatto che la città abbia consapevolezza che può rinascere economicamente mettendo a fattor comune la cultura. Cultura intesa in senso lato. E cultura intesa come intelligenza del territorio. Allora l'idea di abbinare i due progetti, Lecce Smart City e Lecce Capitale Europea Cultura, come due facce della stessa medaglia, è il percorso fondante. Perché io ritengo che la prima fase, che ha visto anche una grande animazione, una grande scommessa e ora un entusiasmo perché l'abbiamo superata, siamo riusciti a ottenerla perché abbiamo coinvolto gli operatori culturali e chiunque voleva dare una mano. Però ad oggi non c'è una percezione diffusa in città. Oggi la sfida nuova è far percepire che la cultura non è una cosa di pochi, ma che la scommessa di vincere Capitale per la Cultura può partire dal basso, può partire attraverso una serie di effervescenze in città, che ci sono in città e che non hanno mai detto la propria, che oggi la possono dire per tentare di sviluppare una città diversa, con una nuova forza propulsiva, ma cercare di diffondere anche la signora Pina che abita al quinto piano di via Avellino. Allora, se noi creiamo questo processo, forse creiamo una città culturale, è una città che ambisce a diventare la capitale europea cultura, altrimenti avremo ottenuto l'ennesimo finanziamento che avremo ripartito tra gli operatori culturali, tutti sono contenti, ci stanno un po' di effervescenza, un po' di turisti, tutti hanno lavorato, però non abbiamo prodotto nulla per il dopo. La scommessa è creare un percorso culturale di crescita culturale della città che ci porti a vincere e poi a crescere per arrivare al 2019 nel momento del boom, ma poi dopo il 2019 continua. E questa secondo me è l'unica ambizione che può avere una città, perché è anche un indotto differente. E allora in questa scommessa devono esserci tutti, dalla regione al teatro pubblico pugliese, tutti, cioè tutte le istituzioni si devono porre il problema che oggi l'opportunità di rilancio del territorio passa attraverso Lecce 2019. Sì, vai. Io penso che questa è una grande opportunità, al di là del fatto se poi Lecce diventerà la capitale della cultura europea o dell'Europa del 2019. Io ritengo che sia l'opportunità. L'opportunità, no, ma in questo senso che già il progetto e già il lavoro che si sta svolgendo adesso è una grande opportunità. Al di là voglio dire che poi si arrivi al vero risultato che ovviamente tutti quanti auspichiamo che ci sia, perché noi stessi che da Bari abbiamo lavorato con voi, lo abbiamo fatto credendoci. Quindi che si sia passata questo primo step, bene, è un dato positivo. E anche se non si arriverà al risultato finale, non è un problema. Noi dobbiamo lavorare oggi per coinvolgere non la città, il territorio. Perché Lecce è il nostro riferimento, ma è il territorio che deve essere di fatto coinvolto, e non deve essere solamente coinvolto con le forze culturali, deve essere coinvolto con tutte le forze produttive, che poi significa economia, la cultura dell'azienda ci deve stare ugualmente. Perché? Perché anche le aziende devono pensare a una cultura e a un percorso culturale, perché questo è l'arricchimento vero, fare un progetto che prenda tutti è il vero punto d'arrivo. È chiaro che poi se Lecce diventerà la capitale della cultura avremo le risorse e la possibilità veramente di ma già il fatto di dialogare, di parlare di un progetto unico, di concorrere tutti quanti a elaborare un progetto culturale è già un grande risultato. Questo ve lo dico perché non dobbiamo
poi rimanere delusi se non riusciamo ad arrivare al risultato finale. Non fa niente, abbiamo lavorato tutti per un progetto comune e questo già è un grandissimo risultato. Questo lo dico perché non è se non riusciremo, abbiamo perso tempo, non è così. Abbiamo lavorato ad un progetto comune e questo è già il vero risultato a cui dobbiamo tendere. Se verrà il resto, tanto meglio, tanto di guadagnato. Adesso vedremo anche l'atteggiamento della regione rispetto a questo. Oggi abbiamo un'unica città candidata, un unico territorio candidato, a cui si deve aggiungere tutto il resto della regione per arrivare ad un risultato produttivo per tutti, per la regione e forse anche oltre la regione. A me sarebbe piaciuto, l'ho fatto in tempi non sospetti, sto parlando di più di 3 anni fa, mettere insieme tutti i territori. Ad esempio io avevo pensato a un progetto comune fra Matera, la Puglia e la Bulgaria. Te ne ho parlato. E misi insieme, in effetti, allora non era neanche candidata Lecce, non era candidato Brindisi, non era candidato Bari, Taranto men che meno. E io misi insieme il comune di Matera e il comune di Bari, ovviamente alla regione Puglia ci sarei andato dopo, e il comune di Varna. Li misi all'unico tavolo con il vicepresidente del Parlamento europeo, che poteva in qualche maniera darci delle dritte, proprio per fare un progetto unico che andasse dai Sassi fino ad arrivare al Mar Nero, attraversando territori, la Murgia, Bari, l'Adriatico, tutto il territorio fino ad arrivare, i Balcani, fino ad arrivare al Mar Nero dall'altra parte, facendo un progetto unico che poteva ovviamente prevedere due capitali europee che però avrebbero preso territori completamente diversi l'uno dall'altro. Ripeto, non c'era ancora la candidatura di Lecce, quindi si poteva ipotizzare un progetto che prendesse i territori. Dove ci siamo fermati? Naturalmente di fronte alla forte voglia di protagonismo delle nostre città. Matera ha detto no, o siamo capofila noi o non esiste. Bari ha detto ugualmente lo stesso, quindi il progetto è saltato. Perché? Perché non c'è la volontà. Salvo poi ripensamenti, Bari. Ma Bari, voglio dire, io l'ho seguita da vicino la cosa, quindi ti posso dire che quello era un cerino lasciato a Taranto, talmente chiaro, con cui si stavano per bruciare. Quindi hanno passato un altro che si è bruciato ancora di più perché non era nelle condizioni di poter affrontare un progetto di quel tipo. Comunque, e questo invece la cosa importante che dobbiamo nuovamente affermare è quella del lavoro comune, cosa che noi non sappiamo fare. Non lo sappiamo fare dal punto di vista imprenditoriale, perché c'è sempre l'idea del padroncino da noi, cioè io devo decidere per me, nessuno deve decidere per me, non si può decidere tutti insieme. Questa è una cosa che praticamente non esiste, ma questo non esiste nell'impresa, non esiste tantomeno nel teatro, non esiste nelle amministrazioni, cioè parliamo tutti di isole, non parliamo mai di arcipelago. E questo è un difetto che in particolare è un difetto culturale che noi abbiamo in particolare al sud. Quindi questo dobbiamo cercare di superare. Se dovessimo superare questo, lavoreremo sicuramente bene, lavoreremo per tutti e lavoreremo ad un progetto che io ritengo possa essere vincente. Questa era l'unica cosa. Ok, ci sono delle domande ad Alessandro Delinosi prima che vada via. In virtù del concetto dell'arcipelago e in virtù del concetto del fatto che Lecce, capitale della cultura, è sì l'emblema del raggiungimento di un percorso e che questo percorso deve essere orientato alla valorizzazione del territorio e non della città, c'è già nel progetto un paragrafo specifico, parlo di paragrafo in senso figurato, dove si focalizza l'attenzione del rapporto fra città capitale della cultura e la provincia di Lecce, già per iniziare? Assolutamente sì, la provincia fa parte del comitato promotore. E... non la provincia in quanto istituzione, la provincia sempre... Ma assolutamente. Sì, 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 ma il lavoro è stato fatto addirittura anche tutta la provincia di Brindisi. Abbiamo lavorato con Iron. È un progetto unico, è un progetto di candidatura di intero territorio, in cui Brindisi ha anche un ruolo importantissimo. Vabbè, come... centro propulsore oltre che hub del territorio.
Cioè, il coinvolgimento di Brindisi ha un interesse territoriale perché siamo figli dello stesso sangue, come identità culturale, e che quindi non è un interesse strategico infrastrutturale. No, anche quello, ma non solo quello. Allora, vi ringrazio, facciamo 5 minuti di pausa e poi riprenderemo con gli strumenti e le opportunità per dialogare con il Teatro Pubblico Pugliese, con il sistema teatrale, ma anche con le aziende, quindi magari Andy ci racconterà questo. Grazie.